Una pagina storica per l'Italia è una risposta dura al caporalato. Martedì sera il Parlamento ha approvato la legge su questo fenomeno. Lo sfruttamento dei lavoratori in condizioni disumane da parte di intermediari senza scrupolo non avrà più un suo seguito e né tantomeno si potrà ancora contare su questa gente spregevole. Proprio in questi campi il fenomeno ha registrato da sempre la sua maggior rilevanza per lo sfruttamento e sfruttamento dei lavoratori stranieri impiegati nelle raccolte stagionali. La nuova legge prevede anche che le amministrazioni statali saranno direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni. Il piano presentato dai Ministeri del Lavoro, delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, dunque, è un punto fondamentale e importante. Una legge buona e giusta che ci aiuterà nella difesa dei lavoratori italiani e stranieri sfruttati da imprenditori privi di scrupoli, da reazione dei sindacati. Il ministro delle Politiche Agricole Martina dice: lo Stato risponde in maniera netta e unita con questa nuova legge attesa da almeno 5 anni.